Finalmente, opa ragazzi, qua Waxlo, Giumicato, oggi sono qui a presentarvi il Pink Pale. Infatti oggi sono qui a presentarvi il Pink Pale tanto atteso e da me tanto temuto. Infatti oggi sono qui a presentarvi il Pink Pale di Ibrahimovic, third in form. Oh my god, oddio ragazzi, io ho una tensione, cioè lo spinterogeno non è qua, è proprio qua, è over 9000, it's over 9000, come direbbe Goku, non mi ricordo, no, Vegeta, se non... no, chi è che lo diceva? Non mi ricordo, comunque, oddio, sono quasi più teso, per farvi capire, di quando ho fatto il wager match di Cristiano Ronaldo, quindi potete capire perché lì almeno, se appunto vincevo, dico, minghie, ne ho due, invece ora io posso solo perderci. Quindi è una cosa stra poco tattica. Comunque, prima di iniziare ragazzi, vi volevo dire un'altra cosa. Volevo ringraziare, o meglio, stra ringraziare FIFA Coach Test che mi ha dato questa possibilità. O meglio, se voi ci potete, ci fate un attimo caso e ci pensate, l'ha data a noi tutti, perché infatti mi hanno detto loro che avevo la possibilità di fare questo ping pale. Quindi se io andrò a ping pale questo giocatore è anche merito loro. Quindi diciamo un grazie collettivo a FIFA Coach Test. E infatti FIFA Coach Test che cos'è? È quel sito che vende crediti affidabilissimo e molto veloce, crediti di FIFA Team Team, quindi se siete interessati a comprarli passateci, mi raccomando. Poi ragazzi, vi volevo chiedere un piccolo favore: se potete scrivete tipo una cosa, Axel crediamo in te, Axel credo in te, per darmi la carica, anche se questo video, o meglio quando voi vedrete questo video, io saprò già l'esito di questo ping pale, mi caricherete lo stesso. E poi lasciate anche un bel mi piace, io punto ai 3000 mi piace, perché Ibrahimovic Tiff, ragazzi, la terza versione in forma. Oh mio Dio. Comunque, allora, credo di poter partire. Adesso aspettate un attimo. Sono troppo teso. Comunque, Pink Pale, Ibrahimovic, Tiff, Xbox One. Per partecipare dovete invitarmi a un gruppo e bla 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 bla. Ormai le sappiamo queste cose basilari. E io andrei a twittare su Facebook. Ho twittato su Facebook. Come vedete, comunque, per sicurezza io mi porto Aubameyang e Barbo, perché loro servono sempre. Ora, tecnicamente parlando, mi dovrebbero arrivare gli inviti ed eccoli. Adesso noi dobbiamo aspettare un po'. Dobbiamo aspettare almeno 3 inviti. Allora, io accetterei tra due. 1. Prossimo. Questo. Via, senza guardare. No look. Vediamo con chi andremo a giocare. Poi non capisco perché tipo mi vada subito sul gruppo e non mi dia la solita schermata, però vabbè. Vediamo. E sono in 3. Se sono in 3 io devo cambiare gruppo, ragazzi, Ubares. Ancora. Dio santo, cosa sta succedendo? Emanuele 1806. Vediamo, non so. Sì, ora dovrebbero esserci. Come vedete, non so se hanno cambiato qualcosa, però tipo appena schiaccio il tasto centrale mi accetta da solo il gruppo. Quindi se io magari lo schiaccio per sbaglio me ne accetta altri 22. Se lo schiaccio per sbaglio due volte me ne accetta altri 22. Comunque il giocatore di oggi sembrerebbe essere Emanuele 1806. Ragazzi, io sto male. Sto male. Vado a scrivere stop. 10 secondi ragazzi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emanuele non viene. Accettiamo quindi un altro gruppo. Deluke sarà il nostro sfidante. Deluke. Quindi andiamo ad invitare Deluke. 10 secondi, carica Deluke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oggi la gente non vuole venire, accettiamone un altro. Lori 22. Oh, è il terzo, chissà se ce la faremo. Vedremo se riusciremo a farcela. Gioca con amici online. Lori. Finalmente. Lui è venuto praticamente subito. Non ho dovuto neanche contare. Aspettate un attimo che adesso faccio delle magicate. E abbiamo tolto tutto e possiamo partire. Madonna, lo spinterogeno. Oggi useremo la... Oddio, 4-1-2-1-2 della Barca Premier League. Quello buono però. Sembrerebbe quello buono. L'attacco li ha potenziati. Ha potenziato Suarez. Ma non ho detto nel regolamento di non potenziare. Che bolle. Va bene, dai, ce la possiamo fare. Ragazzi, è successa una cosa abbastanza tattica, o meglio un po' poco tattica. Cos'è successo?
Come vedete, il mio sfidante Lori22 avevamo iniziato una partita, solamente lui non aveva bene letto le regole e quindi io gli ho detto: guarda nelle regole, perché cos'è che avevo scritto, non so se avete visto che c'è un'inserzione in più, dato che è un giocatore da 3 milioni di crediti. Io vi appunto vi chiedevo solamente l'unica cosa, di non fare i passaggi, di non far melina, ecco, o continuamente passaggi indietro al portiere. Lui non l'aveva letto e quindi ha avuto il buon senso di ridire: guarda, non l'avevo letto, rifacciamola. Comunque poi l'abbiamo finita e io ho perso, quindi speriamo veramente che le sorti di questa partita siano diverse. Quindi eccoci qui, ragazzi, sono di un teso che essere tesi a dir poco, lo spinterogeno è andato. 4-2-1-2 della Barclays. Barclays è cioè quella forte, non è, fortunatamente per me non è quella buggata, e io direi che possiamo partire. Menes cambia per Ronnie di testa per Ibrahimovic. Oddio. Menes, vede Ronnie, i numeri, Ronnie, la botta, madonna. Marcelo, Ibrahimovic, colpo di testa e il gol, 1-0, Zlatan, Ibrahimovic, vai tu. No. Oh Gesù bambino. Ehi, grande Marchetti. Oddio. No. Che fondoschiena. Ha preso traversa. Oddio. Dai Zlatanino. Dai, tienila. Oddio. Madonna. Vai. Paul la metterà in mezzo. Paul la mette, Ronnie, no, oddio, e ripartono Menes per Ronnie. Vai Ronnie, no, oddio, sì, no, sono gioco, dai, vai Lucas, oddio, sì, 2-0, 2-0, sempre Ronnie, e se no, Ronaldo, firma il 2-0, Madonna, e andiamo al 31esimo. Dai, finito primo tempo, 2-0, dai, stiamo andando bene. Minghie, mi sta arando però nei tiri, siamo 2-0. LOL, va bene. No. Ah, 2-1. Oddio. 2-1, no. No. No, ha messo la piscina. Dai, ripartiamo. Dai. Sì, vai, come sto giocando bene? Sì. Oddio, la tensione! Gesù! Oddio, 3-2 al 90esimo! No! Dai! Ehi! Passa in mezzo! Ibra! Legnala di sinistro! Ibra! No! Lucas! Dai! Sì, rigore! Dai! Oh! Madonna! Ibrahimovic! Zlatan ci va! Zlatan deve andare a segnare! Allocando! Zlatanino! La parata! No! Fischi! Arbitro, la prego! Chiamalo a rischetto! Dà ancora mano a rischetto! No! Arbitro! La prego! Arbitro! Dimmi che esce quella palla! Sì! Madonna! È finita! E abbiamo finita! Sì! E ci vediamo in vita! E ci vediamo in vita! Madonna! Continuo. Sì! E abbiamo vinto!
Credo che anche senza meritare. E questo è anche abbastanza scandaloso. Vediamo le statistiche. Infatti meritava addirittura lui. Madonna, meno male. Il calcio è strano. Qualche volta abbiamo qualche partita a favore. Meno male. Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Però io avevo in mente una cosa. Avevo in mente, appunto perché avevamo fatto questo disguido iniziale, di ripingfalarlo. Esattamente. Quindi fatemi sapere. Ragazzi, interrompo un secondo per chiedervi una cosa stratattica, o meglio per rivelarvi un'idea che mi era venuta in mente editando questo video. A voi andrebbe se io facessi questo secondo ping pong di Ibra Tif in live streaming? Prima però ovviamente devo riuscire a sistemare il programma con il quale li facevo, perché ora mi sta dando problemi. Però nel caso in cui lo sistemassi, a voi andrebbe che io faccia questo secondo live streaming, questo secondo ping pong in live streaming? Fatemelo sapere scrivendo un bel commento. Se il ping pale, o meglio, se volete che io lo riping pali, quindi scrivetelo nei commenti e lasciate un bel mi piace. Se arriviamo a 3000 mi piace, io riping palerò questo giocatore. Quindi mi sembra una cosa folle, folle. Cioè, probabilmente sto delirando adesso. Però è così, è così. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi esorto a lasciare un bel mi piace. Ringrazio ovviamente l'avversario perché ha avuto appunto voglia di rifarla, quindi grazie mille Lorenzo. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente, a palla, ci sembra al prossimo video, bolla!